Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I podcast di La 7. Ovunque con te. 8:30. Buonasera, benvenuti a 8:30, buonasera Lorenza Ghidini, direttrice di Radio Popolare, buonasera Massimo Cacciari, filosofo, buonasera Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera e buonasera Lucio Caracciolo, direttore di Limes e della Scuola di Geopolitica di Limes. Allora, da Kiev a Gaza non si vede una via d'uscita e l'Europa sembra sempre più un continente di guerra, subito dopo la pubblicità. Massimo Cacciari, partiamo dalle guerre in Ucraina e a Gaza, ricordando che tra l'altro tra poche ore si vota in Russia per, immaginiamo, un plebiscito per Putin. Allora, per le due guerre per ora non si vedono vie d'uscita. Lei ha detto che l'unica voce ragionevole nel panorama internazionale è quella del Papa, che però ha suscitato polemiche, reazioni anche contrapposte. Forse le parole del Papa sono più amate dalle opinioni pubbliche che dalle cancellerie internazionali. Che cosa bisogna fare? Prima di tutto, che cosa non si è fatto? Perché bisognerebbe partire da lì, perché tutte le guerre hanno delle storie lunghe, complesse, e bisognerebbe capirne le cause per capire anche il modo di uscirne. E invece non lo si fa, perché ormai quando si è in guerra poi i ragionamenti critici lasciano il tempo che trovano. Il discorso del Papa è un discorso molto semplice, che si appellava ad alcuni principi del praticamente fino ad oggi scontati sul piano del diritto internazionale. Il primo, che la guerra non viene condotta, diceva un grande liberale italiano, da bestioni, cioè mirando alla distruzione dell'avversario. Secondo, che la guerra viene condotta secondo un'intenzione, che è un'intenzione di risolvere le contraddizioni e i conflitti che l'hanno prodotta. Le guerre probabilmente si sono sempre state e sempre ci saranno, hanno delle cause e vengono svolte per risolvere le contraddizioni che in termini politici e diplomatici non è stato possibile risolvere. Durante la guerra si proseguono i tentativi di affrontare quelle contraddizioni, quei conflitti e dare ad essi una soluzione. Si chiamava nel diritto internazionale recta intentio, un'intenzione retta con la quale si conduce anche la guerra. L'Europa, per non parlare dei contendenti, l'Europa nulla ha fatto per avere una voce, una posizione autonoma su queste questioni e cercare appunto di risolvere le contraddizioni che avevano condotto a questa situazione. Non ha fatto nulla. Nulla, mentre i contendenti chiaramente facevano la guerra, questo lo si capisce, ma l'Europa poteva fare qualcosa? E qui è un discorso molto generale che allora bisognerebbe aspetti fare sull'Europa a 360 gradi, perché qui appunto non è che l'Europa che l'Europa fallisca soltanto sul piano delle politiche internazionali, l'Europa sta fallendo su tutti i piani, anche quelli economico-sociali.
Allora, voglio chiedere subito a Paolo Mieli se condivide il ragionamento del professor Cacciari, che dice cosa non si è fatto perché queste due guerre possano avere trovare una soluzione e l'Europa... Che sono diversissime, ovviamente. Certo, certo. E l'Europa non ha fatto nulla per avere una voce autonoma? Ci ha provato l'Europa, però ha sostanzialmente ragione Cacciari, ci ha provato all'inizio anche perché era sull'onda della pandemia, ha creduto di poter rappresentare qualcosa di più, anche perché siccome non si mandavano i soldati, quindi in genere quando si mandano i soldati si mandano quelli americani, poi noi europei interveniamo con degli ospedali da campo, delle truppe di complemento, ma insomma il grosso la sostengono gli americani, ci abbiamo provato. Poi man mano che la guerra è andata avanti e si è visto che l'Europa, i grandi leader europei hanno detto delle cose contraddittorie. Devo dire la verità, il paese che ha tenuto la posizione più univoca, grazie a tre persone, Mattarella, Draghi e Giorgia Meloni, è stato l'Italia. Perché Macron è stato addirittura buffo, io sono d'accordo con le posizioni di Macron attuali, però all'inizio ha detto attenti, non umiliamo la Russia. Ma sei d'accordo anche con l'invio di truppe? Perché diciamo, l'ultima cosa che ha fatto molto discutere l'invio, Macron è di dire voglio interpretarla come una metafora, come un modo di dire... Dobbiamo smetterla di dire questi missili sì, questi missili no, è il momento, ora o mai più, adesso è il momento di mandare tutte le armi possibili e immaginabili, anche perché noi diamo per scontato, così prevengo un'obiezione di Lucio Caracciolo, che non ci siano delle proposte in campo, perché oggi è un giorno particolare, perché Medvedev, che è la persona che parla e dice le cose avanti. Ha avanzato, se tu... Falco russo, diciamo... Sì, se tu permetti, ha avanzato, leggo fra virgolette, dunque, la proposta di pace della... l'Ucraina dovrebbe riconoscere la sua sconfitta militare, in questo è come il Papa, cioè l'Ucraina deve riconoscere che è stata sconfitta. E passare alla resa completa, anche questo è come il Papa, per me, alzare bandiera bianca, quindi su questo si capisce perché... resa completa e incondizionata. L'Ucraina dovrebbe essere smilitarizzata e ci dovrebbe essere il divieto di creare in futuro formazioni paramilitari sui suoi territori. Quindi... Tutti capiscono perfettamente, compresi gli arroganti bugiardi occidentali, che la pace può essere raggiunta o dalla volontà reciproca delle parti sulla base del ragionevole compromesso. E poi chiede anche il riconoscimento da parte della comunità internazionale della natura nazista del regime politico di Kiev e la denazificazione forzata e tutto tra virgolette di tutti gli organi di potere ucraini sotto la supervisione delle Nazioni Unite. Vedo che Cacciari vuole è propaganda di guerra, dai. Allora vai a vedere cosa ha detto Biden, dai, macellaio, sì, eccetera, quell'altro. Sono discorsi di guerra. Durante la guerra, certamente, questi sono i discorsi che si fanno da una parte e dall'altra. Oggi tutto, va bene, questo tutto, comunque è il punto... Del tutto propagandistici, sì, no? Sì, anch'io sono d'accordo che è propaganda, perché immagino e non immagino così, però il punto della trattativa, da quelle cose segrete di cui parlava Cacciari, il punto pubblico è questo, non è che si è smosso qualcosa e quando qualcuno mi dice... Beh, ma loro si accontenterebbero del non massimo, non credo, non si vede una parola che si avvicini. Ma l'Ucraina può vincere allo stato attuale delle cose? Ma comunque non è stato fatto, ripeto che non è stato fatto alcun tentativo di andare a vedere seriamente che cosa volessero gli uni, che cosa volessero gli altri. E come si fa quel tentativo? Gli uni vogliono la sconfitta della Russia, Corte Suprema, altri vogliono la sconfitta dell'Ucraina e andando in cerca di vedere appunto come bestioni la sconfitta, la distruzione dell'avversario, si finirà col distruggerci tutti, no? Perché se non ragioniamo, viva Dio. Ma l'Ucraina non vuole la... L'Ucraina vuole semplicemente tenersi il suo. Allora, Lucio Caracciolo. Ricordiamo... Tenersi il suo. Ricordiamo la ragione di fondo di questa guerra, da una parte e dall'altra. Una guerra di fatto tra Russia e Occidente combattuta in Ucraina o se vogliamo anche sulla pelle degli ucraini. Si tratta di stabilire se ed eventualmente quale parte dell'Ucraina
deve rimanere o non deve rimanere sotto l'influenza russa e quale parte invece entrare nella sfera di influenza americana. Questo è il punto. Forse la cosa più interessante, al di là delle propagande e delle dichiarazioni, che però rischiano di prendere il sopravvento, perché quando non hai una strategia rischi di rimanere prigioniero della tua propaganda, quindi attenzione alle metafore, ma il fatto più importante di questi ultimi giorni è la dichiarazione di Zelensky che l'Ucraina sta costruendo una linea difensiva lunga 2000 chilometri, più o meno parallela a quella russa. Cosa vuol dire? Vuol dire che si stanno creando oggettivamente sul terreno le condizioni di una pace, cioè del fatto che una parte di Ucraina resterà sotto occupazione russa e un'altra parte resterà sotto Kiev, che poi vuol dire sotto di noi perché Kiev non ce la fa da sola. Che cosa impedisce di sancire questa pace, come dicono certi americani, alla coreana? Beh, due condizioni di fondo. La prima è che Zelensky, dopo tutto quello che ha detto e anche tutto quello che ha fatto, difficilmente può accettare una soluzione di questo genere, però forse potrebbe essere costretto a farlo, oppure qualcun altro in Ucraina potrebbe prendere il suo posto. E la seconda è che Putin probabilmente comincia a pensare che ci possa essere un crollo del fronte ucraino, il che aprirebbe delle possibilità che al momento non si vedono. Cioè se crolla proprio da dentro il fronte ucraino, lì veramente può succedere di tutto. Può succedere di tutto che i russi avanzino anche oltre il Donbass. Ed è credo la ragione per la quale Macron ha fatto quella sparata, no? Napoleone IV. Biden ha detto che Putin non si fermerà all'Ucraina. Aspetti che Cacciari, voglio solo sentire prima Lorenza Ghidini. Ma che non si fermi, sì, si mette sì, i cosacchi che arrivano a bere alla fontana di Trevi, ma dai. Ma è chiaro che lì il conflitto è sulle cose che diceva prima Caracciolo, quello è il conflitto. Beh, bisogna vedere se c'è una grande iniziativa internazionale per risolverlo in quei termini, oppure appunto se andiamo delirio da una parte, delirio dall'altra, la catastrofe. Perché è chiaro che se Putin si inventasse di poter andare oltre l'Ucraina è la guerra mondiale, chiaramente, come se dall'altra parte si inventano di poter andare oltre il Donbass, eccetera. È chiaro, no? Non si può essere una... se ragioniamo nei termini della distruzione dell'avversario, è la guerra mondiale, fine. Ma ragioniamo o no? Lorenza Ghidini, non stiamo ragionando in termini tali da poter trovare delle soluzioni, adesso verremo anche al conflitto a Gaza, e le nostre società ormai si stanno militarizzando, abbiamo accettato di militarizzarci un po' tutti, e anche un pochino il messaggio forse che è passato è che ogni, diciamo, alternativa al conflitto armato, alla guerra, significa resa. Sì. Mi pare, insomma, il Papa si oppone strenuamente a questa normalizzazione della guerra, del profitto crescente per l'industria delle armi, però prevale la realpolitik, la corsa alla difesa, quanti soldi in questi anni sono stati spostati, quanti soldi europei, quanti fondi europei spostati sull'industria della difesa. Dovremmo veramente ripensare a come si esce da una guerra come ad esempio quella fra Russia e Ucraina, come diceva Caracciolo, forse superare la concezione per cui una guerra finisce nel momento in cui una delle due parti vince. Non è il caso evidentemente di questa guerra, bisognerebbe fare un grande sforzo, un grande lavoro diplomatico per uscire in una maniera diversa, trovare un'altra via d'uscita. Il Papa ci ha molto lavorato, ha messo a disposizione la diplomazia vaticana fin da subito, adesso non so se lo sforzo di mediazione prosegua, certamente quando l'altro giorno è stato accusato di parteggiare per qualcuno delle due parti in causa mi è sembrato veramente inopportuno. Beh, a proposito di diplomazia vaticana, non mi pare che sia così schierata con il Papa, visto quello che ha detto poi il segretario di Stato Parolin, cioè che sono i russi che devono fare la prima mossa. Quindi vuol dire che c'è una differenza. Allora, o vi va bene quello che ha detto il Papa, oppure quello che ha detto Parolini. Ma perché non c'è una differenza in America? No, ma voglio capire, per esempio, a Cacciari, quello che ha detto Parolin lo convince? In America sono tutti schierati. Ci sono biblioteche in America di critica nei confronti della politica estera americana, biblioteche negli Stati Uniti.
Che c'entra? Da parte di democratici e di repubblicani. Quindi, no, c'entra nel senso che sono posizioni molto diversificate all'interno dell'Occidente. Ma io vi ho chiesto, siete d'accordo col Papa o con Parolin? E poi tu mi hai detto che ci sono varie voci in America. Cioè, tu sei d'accordo col Papa? Perché? Vai a chiedere a Parolin se non è d'accordo col Papa. Ma vai a chiedere a Parolin se non è d'accordo col Papa. Ma cosa vai in cerca? Ma te l'ho chiesto a te, tu hai letto l'intervista di Parolin. Io sono d'accordo con me stesso e con quello che ho detto. No, Parolin ha detto che il primo passo deve essere della Russia, questo ha detto Parolin cercando di aggiustare un po' certo, il tiro. Ma certo, ma ha ragione, chiaro allora, che ha ragione. Anche il Papa intendeva questo, sono d'accordo col Papa nella lettura di Parolin. Vuoi dare il putiniano anche al Papa adesso? No, Assolutamente no, è che noi siamo d'accordo, mi sembra anche tu, con la lettura che Parolin dà del Papa, hai capito? Quando diceva bandiera bianca diceva... È la lettura di Parolin. Ma cosa dici? Quando il Papa dice quando dice il Papa bandiera bianca, non intende che la bandiera bianca devono alzare gli ucraini. Ah, intende che devono alzarsi la bandiera bianca, mettersi intorno a un tavolo e cominciare a discutere. Ah, ho capito male. Quindi voglio chiedere a Parolin se l'interpretazione è stata una mia o la tua. Voglio chiedere a Parolin, sentiti e dire... voglio chiedere a Parolin, abbiamo capito male, ci perdonerai. Allora, un attimo, quindi cominciare un negoziato. No, voglio chiedere a Parolin. L'abbiamo chiesto, il Corriere della Sera ha intervistato Parolin apposta. Allora, Lucio Caracciolo. Sì, il Corriere della Sera. Cosa c'è sul Corriere della Sera? Pure il Corriere della Sera. Credo che il professor Cacciari voglia dire che in Italia ha dato si sono fatte le liste me, di proscrizione, figurati te. No, voglio andare avanti però. Ecco, esatto, no, vedi un po' il Corriere della Sera. Guardi che il mio editore è anche l'editore del Corriere della Sera, professor Cacciari, Urbano Cairo. Adesso faccio una battuta perché così... Ma chi se ne frega? Questo lo capisco bene, il suo punto di vista, però siccome vogliamo fare un passo avanti e siccome avete citato gli Stati Uniti d'America, anche lei, professor Cacciari, no? Le divisioni repubblicani, democratici, eccetera. Ora, le tensioni, Lucio Caracciolo, tra l'amministrazione Biden e Netanyahu, il premier israeliano e il suo governo, sono ormai alle stelle. Oggi il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha detto che Netanyahu è un ostacolo alla pace e che non riesce più a rappresentare i bisogni di Israele, non riesce a soddisfare i bisogni di Israele in questo conflitto che intanto, diciamo, a Gaza ha provocato, secondo le fonti di Hamas, che sono stati coloro che governavano Hamas prima del 7 ottobre, sono oltre 30.000 persone che sono state uccise. Allora, ti voglio chiedere, quello che riusciamo a capire, tu l'hai detto anche, l'hai accennato anche altre volte, è che l'amministrazione americana e gli Stati Uniti d'America contano molto poco, perché Netanyahu non importa assolutamente niente. Ha detto anche oggi che proseguirà, entrerà a Rafah, bisognerà spostare 1.400.000 palestinesi da un'altra parte, non si capisce dove, ma intanto, e che comunque farà il lavoro fino in fondo. Zelensky, l'Ucraina, interessa forse meno agli americani, ma insomma anche lì non si capisce chi debba, diciamo, dettare una linea che ci allontani un po' da questo rischio di catastrofe che veniva evocato anche dal professor Cacciari. E quindi come se ne esce? E quindi almeno nel tempo visibile non se ne esce, perché la guerra si fa o non si fa a seconda del fatto di chi la fa decide di continuarla o di smetterla, non a seconda di quello che dice il Papa. E anche a seconda di chi ti arma, no? Sì. Perché per esempio gli Stati Uniti continuano ad armare l'Ucraina, più complicato perché al congresso non vogliono far passare questo mega pacchetto di aiuti
anche in armamenti per Kiev, invece continuano a... Insomma, io direi che c'è una bella differenza perché gli l'Ucraina di armi per Israele, no? Sì, no, voglio dire, sono due situazioni molto differenti, nel senso che l'Ucraina è messa molto male dal punto di vista delle armi, ma soprattutto degli uomini che possono andare a combattere al fronte, stanno cercando di reclutare anche forzosamente a destra e a sinistra, ma ce ne sono pochi. Israele, che certamente demograficamente non è una grande potenza, però dal punto di vista militare direi che se la cava piuttosto. Il problema è capire fino a dove vogliono arrivare gli israeliani. Per esempio, una cosa che cerchiamo magari qualche volta di rimuovere è che la vera partita in realtà sulla pelle dei gaziani si gioca in Cisgiordania, perché quella è la vera partita che interessa sia gli israeliani. Una è liberare 134 ostaggi, tanto perché non esca del tutto dalla considerazione. Ci sono 134 ostaggi che sono lì. E che a quanto pare interessano abbastanza poco Israele. Almeno a noi ci interessano, vero? Sì, a noi sì, ma dovrebbero interessare più agli israeliani forse. E invece a quanto perché pare... Dici che interessano poco? Nel senso che non mi pare che il governo israeliano, lo dicono loro, non lo dico io, abbia dato una priorità a liberare gli ostaggi rispetto a quella di far fuori Hamas. Ma no, questo l'hai letto tu, non è vero che hanno detto è la priorità. Loro dicono che ci non sono... Solo hanno detto, hanno fatto, nel senso che tutto quello che stanno facendo... Ma se uno non ci riesce, è fallito, hanno fallito, ma non è che... Hanno detto chi se ne frega degli ostaggi e noi vogliamo distruggere. Questo si presume che... E allora, allora non diamo l'interpretazione. Il tema degli ostaggi, per chiunque sappia di Israele, è un tema vivo. È un tema non giustifica vivo, niente, però esiste. Però si potrebbe un chiedere una tregua umanitaria. Il governo è sottoposto a manifestazioni continue. Un attimo, aspetti, Cacciari, finisce. Magari ci fosse una tregua in cambio del rilascio degli ostaggi, magari. Comunque... Tregua in cambio degli ostaggi è possibile? Speriamo di sì, per il momento non si vede. Comunque, ovviamente la speranza è che possano essere liberati, ma dicevo, la vera posta in gioco, secondo me almeno, è la Cisgiordania. Quello che ha dato più fastidio al governo israeliano negli ultimi tempi sono state le sanzioni americane contro i coloni che stanno avanzando, in particolare appoggiati dall'ala più estrema del governo israeliano, parlo di Ben-Gvir in particolare, che ha detto gli americani ci hanno accoltellato alla schiena perché hanno sanzionato questi coloni, sanzionato insomma in modo abbastanza teorico. Voglio dire che la partita decisiva, secondo me, si giocherà poi alla fine sulla Cisgiordania, cioè capire se e come Israele avanzerà ancora nel territorio cisgiordano ed eventualmente se lo vorrà annettere, come molti dei suoi leader sostengono sia il caso di fare. Paolo Mieli, e poi voglio sentire anche gli altri, è chiaro dove gli israeliani vogliono arrivare, se lo chiedeva prima Lucio Caracciolo, e quindi sono chiari gli obiettivi del governo Netanyahu sì. E sono accettabili per le nostre tutto democrazie? Tutto molto chiaro, anche drammaticamente chiaro, perché non è che non veda il dramma. Ma è chiaro che a questo punto, se si ottenesse il rilascio degli ostaggi, è un po' come l'Ucraina, adesso semplificando, 134 ostaggi, morti anche, con i cadaveri, però tutti a 134, li vogliamo vedere nome per nome, secondo me Israele sospenderebbe qualsiasi ostilità, o comunque questa è la proposta che si può fare a Israele, questa è la proposta che può fare Hamas Israele, sostenuto dai paesi arabi. Come rispetto al discorso che facevamo prima, se fosse fatta una proposta, invece che nei termini che vi ho appena letto, che sono di oggi, all'Ucraina, ci teniamo il Donbass e la Crimea e voi nel resto potete governare liberi e fare quello che è secondo però me. Però noi qui vogliamo andare un po' oltre le propagande, no? Appunto, questa non è propaganda, questa è una proposta di pace che sta in piedi. Il resto non lo so. Se sta in piedi, professor Cacciari, la proposta di pace per Israele? Dico, non per autocitarmi, ma esattamente quello che con altri si diceva immediatamente dopo l'apertura del conflitto, perché era chiaro che i termini potevano essere questi. E da una parte e dall'altra non sono stati perseguiti, ma è mancato completamente il terzo, come manca Israele. Nelle ma stiamo parlando adesso di Israele o di cosa stiamo parlando, professor Cacciari, se no facciamo... Sia di Israele che dell'Ucraina e della Russia, è mancata completamente una azione
politico-diplomatica sostenuta anche da ragioni economiche, eccetera, eccetera, da parte di una potenza continentale che non poteva che essere l'Europa, che spingesse nella direzione che appena è stata detta per l'Ucraina e ugualmente per quanto riguarda Israele e palestinese, ma crediamo che lì finisca. Che finisca anche con le questioni della Cisgiordania. Crediamo che i palestinesi ce la mettano via, che la prospettiva di un vero Stato palestinese scompaia in base a comunque vada a finire adesso il conflitto. Ma è chiaro che si protrarrà la tragedia e da parte nostra, da parte occidentale, da parte europea, continuiamo a non fare nulla per evitare che queste tragedie proseguano. E noi assistiamo a massacri quotidiani di tutti i generi sulla questione dell'immigrazione in Ucraina, in Palestina, chiacchierando, viva Dio! Insomma, dovremmo mobilitarci per costringere i nostri governi a fare un'azione di pace realistica, non utopistica, realistica, sulle linee che sono appena state dette, sia per quanto riguarda Palestina e Israele, sia per quanto riguarda Russia, Ucraina. Vedi che siamo d'accordo. Allora, sì, siete... Ma viva Dio, questa sarebbe l'azione politica nostra. Cosa ci stiamo a fare noi qui? Cosa ci stiamo a fare? Dove sono le forze politiche? Dobbiamo costringere i nostri governi a un'azione di questo genere. Possiamo cessare di andarli a votare massicciamente. Scusate un attimo, voglio chiedere a Lorenzo... Con l'Europa che si balocca... Aspetti Cacciari, no, poi voglio chiedere a Lorenzo Ghedini nella politica italiana, in vista delle elezioni europee, quanto... conterà questo tema della pace, della capacità e della volontà zero. Di pacificare? Zero. No, zero, dice molto. Cacciari. Sono abbastanza d'accordo. Manca. È un tema culturale, è un tema ideale, non è un tema della politica in questo momento. I partiti non ne parlano, non si voterà in base a quello, alle proposte che faranno i partiti su questo terreno, anche perché credo che non ce ne saranno, si voterà in base ad altri temi. Tra l'altro c'è stata una larga condivisione. E si presenta Santoro, oggi hanno fatto la lista, se si no? presenta Santoro, cambia secondo lei? No, sinceramente non credo. Non credo perché, ripeto, non è un tema della... Non penso che gli italiani e le italiane voteranno alle europee Santoro. In base alla questione della pace, ripeto, saranno altre le questioni importanti. Peraltro, per esempio, sulla questione dell'invio delle armi all'Ucraina nel Parlamento italiano c'è stato un largo consenso e quindi voglio dire non può essere questo un tema di rimette. Però i 5 Stelle, non facciamo, i 5 Stelle invece 5 Stelle hanno votato contro. Sì, cioè, è anche sono... una parte di sinistra italiana e del PD anche. Certo. E AVS, quindi vuol dire che qualcosa c'è e sarà misurabile. Ecco, ma dice sia Ghedini che mi no, pare ma che quello che dice non Ghedini mi interessava moltissimo, perché avremo la misura di quanta gente partecipa dei sentimenti di cui ha parlato Ghedini, quindi perché ci sarà Santoro, i 5 Stelle hanno votato contro le armi, insomma c'è qualcosa che si vede, Nuova Sinistra Unita, come diavolo si chiama? Rapidissimo Cacciari. Io credo che i 5 Stelle... Ma dai. Non credo che i 5 Stelle prenderanno voti per quello, li prenderanno per altre ragioni. Che sulle questioni, ma figurati se si misura su Santoro, sulla presenza di Santoro, con tutto il bene che gli voglio, altri, questa questione qui. Il problema che ponevo io era un altro, che ci dovrebbe essere un'attenzione, una mobilitazione interna alle forze politiche per un discorso realistico di prospettiva di pace, non propaganda pacifista, un discorso realistico, cioè che all'interno dei governi, i governi devono fare, l'Europa dovrebbe esserci, non questo quel movimentino locale, ma cosa vuoi che conti il movimentino locale che prende una posizione sulle armi, inviarle o non inviarle? Io ho paura che l'Europa non lo faccia, non per colpa, ma perché...
gli interlocutori non sono pronti. Gli interlocutori non sono pronti, sì, come su tante altre cose. Se io fossi un leader europeo, andare lì in Israele a far fare, non dico la pace, ma la tregua, io ti giuro che avrei delle difficoltà fra i due soggetti che sono in campo. E qui si apre, certo, ma della Basilicata non parleremo mai. No, della Basilicata non parleremo, ma parleremo invece col punto di Paolo Pagliaro, della Basilicata, perché è stato trovato oggi dal centro-sinistra, esclusa Azione di Calenda, un candidato che li ha, diciamo, uniti tutti. Ma invece col punto di Paolo Pagliaro torniamo a un tema che ciclicamente torna nei dibattiti, nel dibattito italiano. Guardate. Nella settimana delle polemiche sulla decisione di includere il diritto all'aborto nella Costituzione francese, qualcuno ha acceso un faro su ciò che sta accadendo da noi e ha così avuto la conferma che in Italia il numero degli aborti volontari è crollato di oltre 2/3, grazie anche alla buona legge 194, approvata oltre 45 anni fa. Nel 1983 ogni 1000 donne in età fertile c'erano 18 interruzioni volontarie di gravidanza, oggi ce ne sono 5. L'abortività volontaria in Italia è fra le più basse nei paesi occidentali, anche se tra le immigrate è ancora relativamente elevata. Prima che venisse approvata la legge 194 si stimava che ogni anno ci fossero fino a 200.000 aborti clandestini, ora non superano i 10.000. La legge sta funzionando non perché depenalizza l'aborto, ma perché in molti casi lo evita. Nei 1.600 consultori pubblici ci sono stati in un anno 58.000 colloqui, 38.000 donne hanno ottenuto il certificato che ha consentito loro di interrompere la gravidanza, ma 20.000 dopo il colloquio hanno invece rinunciato. Entrambi gli obiettivi, ridurre gli aborti e toglierli dalla clandestinità, sono stati dunque raggiunti, come spiega il demografo Giampiero Dalla Zuanna in un podcast ospitato dalla rivista Neodemos. Un apporto decisivo è venuto naturalmente dalla crescente diffusione ed efficacia dei contraccettivi, compreso il 500.000 di pillole del giorno dopo vendute in un anno. Dalla Zuanna osserva che l'uso dei contraccettivi aumenta con l'aumentare dell'istruzione, che sembra dunque l'antidoto più efficace anche contro una scelta lacerante come quella dell'aborto. Siamo in chiusura, grazie Lorenza Ghidini, grazie Massimo Cacciari, grazie Paolo Mieli, grazie Lucio Caracciolo. Ricordo il nuovo numero di Limes che si intitola Una certa idea di Italia e poi vi ricordo che le iscrizioni alla scuola di geopolitica di Limes sono aperte fino al 25 marzo. Adesso state con noi perché linea Corrado Formiglia, il suo Piazza Pulita e noi come sempre domani 8:30. Arrivederci. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.